Ciao a tutti, sono Elisabetta. Oggi vi propongo la lettura di un breve racconto di David Grossman, L'abbraccio. Un racconto che è uscito in Italia nel 2010 come libro illustrato, con i disegni di Michala Rovner, che è un'artista israeliana molto particolare, e tradotto come sempre in modo impeccabile da Alessandra Smoroni. Non penso che Grossman abbia bisogno di presentazioni perché è un autore molto conosciuto in Italia e anche molto amato. Le sue parole sul dopo coronavirus, che sono apparse su Repubblica il 19 marzo scorso, sono poi rimbalzate un po' ovunque. Sempre Repubblica nel 2006 aveva dato spazio alle sue parole di commiato al figlio Uri, morto mentre era soldato di leva nella guerra con il Libano. Una vicenda, quella della morte del figlio, che è riuscita a trovare eco anche nel suo libro, Caduto fuori dal tempo. Di questo vorrei leggervi un passaggio che trovo molto intenso. È solo che il cuore mi si spezza, tesoro mio, al pensiero che io abbia potuto trovare per tutto questo parole. Nei libri di Grossman mi colpisce sempre la sua capacità di scavare nell'animo umano. Personaggi come Miriam, la protagonista di Che tu sia per me il coltello, o Ora, l'ostinata madre del libro A un cerbiatto somiglio il mio amore, si dimenticano difficilmente. Come si dimenticano difficilmente i ragazzini protagonisti di alcuni suoi libri, come Nono, del libro Ci sono bambini a zigzag o Tamar, la ragazza con il cane di qualcuno con cui correre. Nel racconto che vi propongo ci sono una mamma e il suo bambino. Il bambino ha un nome, Ben, figlio. Quindi Ben è ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha un figlio. E per ciascuno di noi che è figlio c'è un abbraccio. Anche in questo tempo di distanze e di sicurezza. Sei dolcissimo, disse la mamma a Ben mentre facevano una passeggiata nei campi verso sera. Sei dolcissimo e tanto carino. Non c'è nessuno al mondo come te. Davvero non c'è nessuno al mondo come me? Domandò Ben. Certo che no, rispose la mamma. Sei unico. Ma perché? Chiese Ben fermandosi di colpo. Perché non c'è nessuno al mondo come me? Perché ognuno di noi è unico e speciale, disse la mamma ridendo e accovacciandosi a terra. Vieni qui, siediti vicino a me. Ma io non voglio che al mondo ci sia soltanto uno come me, protestò Ben. Perché no? Si stupì la mamma. È una cosa bellissima che tu sia unico e speciale. Perché così sono solo, si lamentò Ben, mentre io voglio che ci sia anche qualcun altro come me. Tu non sei solo, gli spiegò la mamma. Ci sono io con te e anche papà. Sì, ammise Ben, però era confuso e non ricordava più cosa volesse dire. Vieni qui, mormorò la mamma. Siediti vicino a me. Ben non si sedette. All'improvviso i suoi occhi si fecero grandi e profondi. E non c'è nemmeno nessuno al mondo come te. No, non c'è, disse la mamma. Allora anche tu sei sola. Ma no, ho te e papà. Ma non c'è nessuno proprio uguale a te? No, non c'è, ammise la mamma. Allora sei sola, proclamò Ben sedendosi accanto a lei. E non ti senti sola, da sola? La mamma sorrise, disegnò col dito dei cerchi per terra e rispose: Sono un po' sola e un po' con gli altri. E a me va bene essere un po' così e un po' cosà. Io mi sento solo, mormorò Ben sottovoce. Ma tesoro, esclamò la mamma, ci sono io con te. Ma tu non sei me.
Allora, di ogni persona ce n'è solo una al mondo? Domandò Ben. Sì, ce n'è solo una, disse la mamma. E perciò tutti sono soli? Sono un po' soli, ma anche un po' insieme. Sono sia l'uno sia l'altro. Ma com'è possibile? Ecco, prendi te per esempio. Tu sei unico, spiegò la mamma. E anch'io sono unica. Ma se ti abbraccio, non sei più solo. E nemmeno io sono più sola. Allora abbracciami, disse Ben stringendosi a lei. La mamma lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di Ben che batteva. Anche Ben sentiva il cuore della mamma e l'abbracciò forte forte. Adesso non sono più solo, pensò mentre l'abbracciava. Adesso non sono solo. Adesso non sono solo. Vedi, gli sussurrò la mamma. Proprio per questo hanno inventato l'abbraccio.